Siano da Gesù Cristo, buongiorno. Oggi è venerdì 16 settembre. La Chiesa fa memoria dei santi Cornelio, Papa e Cipriano, Vescovo, martiri. Esultano in cielo le anime dei santi che hanno seguito le orme di Cristo. Per suo amore hanno effuso il proprio sangue, ora con Cristo gioiscono per sempre. Hanno effuso per il Signore il loro sangue. Hanno amato Cristo nella vita, lo hanno imitato nella morte, per questo hanno meritato la corona trionfale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, che hai dato al tuo popolo i santi Cornelio e Cipriano, pastori generosi e martiri intrepidi, per la loro intercessione rendici forti e perseveranti nella fede e fa che operiamo assiduamente per l'unità della Chiesa, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la vostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto, ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranze in Cristo soltanto in questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Mostrami, Signore, la luce del tuo volto. Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami i prodigi della tua misericordia, tu che salvi dei nemici chi si affida alla tua destra. Custodissimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi, ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto. Al risveglio mi sazierò della tua immagine. Alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai piccoli e rivelati i misteri del regno. Alleluia. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui 12 e anche alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano uscite 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Parola del Signore. La partecipazione a questi santi misteri, o Signore, ci confermi con la forza del tuo Spirito, perché sull'esempio dei martiri Cornelio e Cipriano possiamo rendere testimonianza alla verità del Vangelo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione dei santi Cornelio e Cipriano, vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.